In questo video. Questo è un pozzo di merda dove dentro c'è la merda e dobbiamo tirare fuori la merda. No, vabbè, ma non ci credo, ma dai. Ciao raga e benvenuti in questo nuovo orribile video. Oggi riproveremo a fuggire dalla casa di Granny. Nello scorso video la nostra cara nonnina è riuscita a depistarci non poche volte, ma noi non ci diamo per vinti e oggi ci riproviamo. Comunque, io non vi faccio perdere altro tempo e vi lascio il video. Buona visione. Eccoci qua direttamente dentro la casa di Granny. Ci risvegliamo nel nostro letto. Minchia, sto letto è sempre più sbagliato, incredibile. Comunque, non sono stato del tutto sincero con voi perché off camera ho fatto qualche partita. Eccola, è già qui. Non ci facciamo scappare niente. Vabbè, a sto punto. Stiamo facendo cadere tutto. Allora, andiamo subito a posizionare nell'auto questa batteria schifosa. Sto pisello sempre in mezzo ai maroni. La batteria, se non sbaglio, va qui. Ok, perfetto. Allora, stavo dicendo, non sono stato del tutto sincero con voi perché ho fatto qualche partita off camera e devo dire che mi sono skillato parecchio. Comunque, abbiamo già trovato un quadro. E vai, il campanello. Ma dai, ma è sempre qua! Ma vai via! Ma cosa stracazzo fai sempre lì? Il libro. Sappiamo già anche dov'è il libro. Ok. Ad esempio, dai, vai a fanculo. Lo vedi quello? Quello lì è una chiave che serve per aprire una stanza nella soffitta. No, dai, non ci credo. Ok, minchia, ho fatto in tempo. E qua c'è un barattolo pieno di merda. Interessante. Guarda la texture, madonna mia. Tutta poligonale, tutto storto, madonna. Con una fotografia incollata sopra. Come vedete mi destreggio parecchio bene rispetto alle ultime volte, perché conosco alcune uscite, conosco bene o male abbastanza strade. Comunque, l'uccello, a questo brutto uccellaccio di merda bisogna dargli da mangiare. E il mangiare va messo qua. Bisogna dargli da mangiare. Infatti vedete che è tutto deperito, tutto scheletrico, storto, non si muove, poverino. Se noi gli diamo da mangiare, lui si cacca addosso e viene a mangiare qui. Ecco, prendiamo questo e andiamo a metterlo di sopra. Sopra. Oddio, ce l'abbiamo dietro, mi sta inseguendo. Oddio, oddio, che paura. Mi sto cacando nelle mutande. Mi sta esplodendo la merda nel culo. La merda nel culo mi sta esplodendo. Oddio, guardala. Tutta scriptata che si muove con quel cazzo di bastone e caga le tagliole. Oh, vabbè, ragazzi, tralasciamo. Vediamo se riesco a non venire cagato in testa. Ecco qua. Serve ad aprire questa porta qua. Ora, vediamo un po' cosa si trova qua all'interno. Cosa? Cosa? Ma che cazzo? Un ragno di merda gigante! Ma che cazzo di senso c'ha? Tutto stunnato, dai, alzati! Madonna! Rutto della fortuna. Guardiamo veloce cosa c'è in questo cesso smerdato. Non c'è un cazzo. Quello è il cacciavite. E il cacciavite serve ad aprire uno sportellino un po' nascosto. Dopo vi farò vedere. Ah, le scatole in mezzo al cazzo. Allora, questo apre la porta lì dietro. Qua c'è la merda che è meglio non andare a vedere cosa fa. Ovviamente sto già zoppicando, ovviamente. Dove cazzo va la gasolina? Boh, lasciamola qua. Ah, ecco, questo non l'avevo visto. Fantastico, il bastone per picchiare le vecchie. La candela. No, questo che cazzo è? Oh. Questa è la candela della macchina, credo. Oddio, oddio. Oddio, guardala, 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 col contorno tutto luminescente, il sommo luminescente, il lupo luminescente di Asgard. Ma stai scherzando? Oh, le candele, porco Dio, non è una candela, Dio cane. Scusami, Ma guarda, guardalo, tutto scritto incriccato, tutto scritto male. Boh, vabbè, allora, spark plug, avevo ragione, è una candela. Plug anale. Ah, eccolo, eccolo, questa è la testata della macchina. Tu dimmi, chi è che non tiene la testata del motore di una macchina in soggiorno davanti al divano? Comunque, andiamo prima di essere inculati la testata della macchina.
Ok, Nida French. No, ma che dici? Oh, è una candela, lì ci sono due candele, porco Dio. È un tre cilindri, porco Dio, perché non ci entra? Boh, vabbè, gioco realistico, c'era pure la cricca cara. La cricca cara. Lì, come cazzo si chiama? La chiave inglese per mettere in fase il motore. Ma che cazzo è? Engine Building Simulator o Granny, sto cazzo di gioco? Boh, non lo so. Aiuto, 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 aiuto. Mi stai inseguendo, zio, zio. Comunque, andiamo a mettere giù il libro. Il libro serve perché qua c'è la vera Granny. Il libro serve per risvegliare la vera Granny. Oddio, ma te non te ne stai mai a cagarti addosso? Non passi mai del tempo sulla tavoletta del cesso invece che a rompermi i maroni a me? Di qua me ne vado a fare in culo. Non ho interesse ad andare di qua. Però ci andiamo lo stesso. Ah, è tornato su da solo, è tornato su da solo. Ma cosa? Entriamo nella stanza ammuffita con il Kenny in muschio, tutto poligonale, attaccato male. La grafica del piscio nel culo. Ah, ok, 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 bene. Qua abbiamo Will Crank, abbiamo il Teddy e abbiamo... Allora, andiamo a mettere subito il calcio del fucile. Ci mancherà solamente il grilletto. Il grilletto, dove lo metto? Dove lo metto non si sa. Questo è un pozzo, questo è un pozzo di merda dove dentro c'è la merda e dobbiamo tirare fuori la merda. Ma che cazzo? Si è aperta e si è chiusa la porta da sola, senza Granny. Mamma mia. Presumibilmente quella stronza si trova qui adesso. Spero di non ritrovarmela sopra le palle. Non c'è più la nonna, ma c'è una roba che sbarluccica. Spider Kay. Ah, ecco cosa apriva, la Spider Key. Entriamo. Dove cazzo sono? Dove mi trovo? Dove cazzo mi trovo? Che situazione è? Ah, qua c'è un pezzo. Un pezzo che servirà a qualcosa, presumibilmente. Dove cazzo sono? Oddio, i ragni, mamma mia. Oddio! Oddio, i ragni, mamma mia. Pieno di ragni. Oddio! Oddio! Non andrò di là perché c'è quella merda gigante e stavolta mi sono cacato addosso veramente. La mazza da baseball dietro il muro. Mamma mia. Gli occhi gialli, bianchi, sbarrati, sbollati, scagazzati. Le grucce. Questo è un ragno. Questa è una gabbia dove c'è la nonna. Questo è un pianoforte e questo non so che cos'è. Oh, interessante. Cosa potrebbero essere? Le forbici per tagliarmi le unghie per caso? Questo che cazzo è? Tipo un buco di culo. Boh, a farci qualcosa. Ah, qua c'è un pezzo di quadro, interessante. Il grilletto del fucile. No, aspetta. Completo prima il fucile e gli sparo in bocca a sta stronza. Mega importantissimo, adesso so cosa possiamo fare col fucile. Se non vado errato, io vado dove c'erano prima le muschie e i licheni e sparo al piattello che si trova là. Quel piattello aprirà la porta, ne sono certo. Una botta allucinante e abbiamo aperto la porta. Qua c'è un tronco, qua c'è un teschio. Fridge trap. Scommetti che serve per farci finire Granny sopra? Adesso... Sì, sta minchia. Non è servito... Non è servito a un cazzo. Gliel'ho messo davanti. Gliel'ho messo in testa. Gliel'ho messo. E non è servito a una grande minchia. No, vabbè, ma non ci credo. Ma dai. Ma Dio!
Guarda, vaffanculo, guarda. Vaffanculo, guarda. Ma è già lì. Ma è già lì. Ma non si può. Ma cosa... Il quadro che non ho ancora capito a cosa stradio cane serve. Oh, oh, oh. Oh, oh. Non, va... non mi posso più accovacciare, Cristo. No, vabbè, non ci crede nessuno. Ma porco Dio, cane. Dai, ammazzami, 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 ammazzami. Vediamo se adesso mi posso accovacciare. C'ho il cazzo troppo lungo che tocca per terra e non mi posso più accovacciare. E sta merda non serve a un cazzo. Dio Cristo, Dio Cristo di Dio. Ma vaffanculo. Perché non mi posso più accovacciare? Che cazzo c'ho, Dio boh, il tendine rotuleo infiammato, Cristo di Dio? Bene, ci proviamo lo stesso, anche se non mi posso accovacciare. Che gioco di merda, che gioco di merda buggato nella merda. Ma vai a fare in culo, guarda. Non mi ha visto, dai, non mi ha visto, non mi può aver visto. Mi aveva visto. Che cazzo, che situazione è? Cosa starebbe succedendo? Così tutto... Ah, pom, una briscola. Oddio, spaccato il pavimento, sono finito su una tagliola di boh, che cazzo è? Reazione a catena? Perfetto, non poteva finire in modo peggiore. Speravo di riuscire a combinare qualcosa, ma mi dispiace, non abbiamo combinato assolutamente niente. Però abbiamo scoperto non poche cose in più rispetto allo scorso video. Comunque, se volete un altro episodio su Granny, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate e soprattutto iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci si becca al prossimo video. Adios.